presiedo alla relazione sullo stato di servizio idrico integrato. Chiaramente farò un saluto istituzionale anche a nome della Presidente della Provincia, Presidente dell'ADA, Diana Serrani, che purtroppo non può essere presente. Intanto voglio sottolineare una cosa: voi sapete che i sindaci devono svolgere anche queste funzioni di presidenza di enti come quello che presiedo, e è una gran fatica e c'è una sorta di rapporto di solidarietà tra sindaci, perché insomma ci si divide le responsabilità. Mi hanno chiesto di candidarmi, c'è stato un voto unanime, semplicemente perché sono posti difficili e quindi non c'è la fila sicuramente per questo tipo di funzione di responsabilità. Ma lo facciamo con spirito di servizio e soprattutto ho deciso di dire sì semplicemente per due questioni. Uno, per una buona gestione che c'è stata, e conoscendo appunto l'apparato tecnico e anche conoscendo i presidenti che mi hanno presieduto, nonché il buon rapporto che ho con il vicepresidente Goffredo Brandoni, che ringrazio sempre per la disponibilità, e quindi diciamo una sfida che ho potuto accettare. Le questioni sono tante, poi lascerò la parola probabilmente al direttore Cenerini. La questione dell'acqua è una questione gestita molto bene nella nostra provincia. Nel comunicato stampa avete letto, no, le parole che dico rispetto per esempio alla situazione di quest'estate: c'è stata una grossa siccità, dei grossi problemi. Noi non ne abbiamo mai sentito, grazie appunto a una gestione oculata delle sorgenti, una gestione oculata dell'acqua, e questo devo dire è stata una costruzione voluta fortemente dalle amministrazioni pubbliche, e avendo un gestore appunto a controllo pubblico questo è stato possibile nel territorio della provincia di Ancona, e questo devo dire è un vanto di questo territorio anche in confronto con altre situazioni ben più difficili e articolate. Ovviamente oggi c'è una prima volta che si presenta insieme l'ADA, quindi la questione dei rifiuti, la gestione dei rifiuti e la questione dell'acqua. Devo dire che è stata una scelta molto intelligente, perché si sta ragionando insieme su una gestione unitaria, unica, almeno questa è la volontà delle amministrazioni pubbliche. Chiaramente sono percorsi complessi e articolati che hanno bisogno di tempi tecnici, ma questa è la volontà di questo territorio di gestire in modo unitario i servizi più delicati, tra i più delicati che abbiamo, sia la gestione dell'acqua del sistema integrato, sia la questione dei rifiuti, dove abbiamo anche dei risultati eccellenti. Non c'è l'IAC, ma c'è Matteo Giacomassi che poi farà una relazione tecnica sulla questione. Io direi di fermarmi qui dicendovi di approfittare della competenza del direttore Cenerini, Matteo Giacomassi, per rispondere alle questioni che poi verranno sottoposte. In più abbiamo anche la Presidente Abbondanzieri degli ambiti nazionali, che è stata anche Presidente dell'Ato 2, nonché mia conterranea, quindi diciamo anche questo mi ha fatto, come dire, ho le spalle coperte in parte dell'esperienza che Marisa ha avuto in questo, nella gestione delicata della sua presidenza, che tra l'altro ha gestito situazioni molto complesse e articolate. Sottolineo un'ultima cosa: che il presidente di un ato provinciale sia un sindaco di un piccolo comune dell'entroterra è anche un segnale
problema dell'inquinamento delle acque è un problema serissimo e devo dire che anche in questo caso abbiamo una buona qualità complessiva. E nel territorio si stanno muovendo dei progetti territoriali proprio per diminuire questo inquinamento legato molte volte all'agricoltura industrializzata. E infatti è partito un bellissimo progetto, un accordo agroambientale d'area nella Valle Sina e nella Valle del Misa, a cui ho partecipato, appunto, per cui le aziende agricole avranno delle sovvenzioni aggiuntive dei fondi europei proprio per diminuire l'impatto dell'agricoltura industrializzata, quindi degli seccati desertati, rispetto all'inquinamento, alla sterilità dei suoli e all'inquinamento delle acque. Per dire che non c'è un dialogo tra sordi, ma c'è un dialogo sul territorio, una rete che cerca di tutelare uno dei beni più preziosi che abbiamo, e cioè l'acqua. Grazie e lascio la parola al direttore Cinerini Massimiliano. Sente niente. Grazie Presidente, grazie a tutti voi della vostra presenza, grazie al Comune di Ancona per averci ospitato in bellissima, bellissima, importante sala, grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla stesura della relazione, all'organizzazione di questo evento che è sicuro e semplice, comunque da organizzare ha presentato qualche complessità. Grazie ai colleghi dei rifiuti che hanno accettato le mie pressanti richieste di essere presenti e che hanno in poco tempo comunque preparato una relazione. La relazione che trovate sul sito che vi ha distribuito chiaramente ha l'obiettivo di descrivere qual è lo stato del servizio nel nostro territorio, oltre che quello di rendicontare a tutti i portatori di interesse sulle cose che vengono fatte da un'amministrazione pubblica. Questa relazione la presentiamo dal 2003-2004, quindi ancora prima che si parlasse di trasparenza, e non la chiamiamo giornata della trasparenza, ma comunque ha più o meno gli stessi contenuti. La presentazione chiaramente non sarà focalizzata solo sullo stato del servizio a livello locale, perché sarebbe un po' noioso. Abbiamo cercato di raccontare un po' anche aspetti di carattere più generale che riguardano la risorsa idrica, lo stato del servizio in Italia e tante altre cose che non sono strettamente attinenti al nostro territorio. Veramente nella relazione trovate molti dati sullo servizio a livello locale, di tipo tecnico, economico e finanziario, che è il core business della relazione. Per cui vedremo un po' qualche informazione sul contesto di riferimento, qualche informazione sullo stato del servizio e due parole su quali saranno i programmi futuri del nostro contesto di riferimento. Come fanno le autorità nazionali, a quali io mi rifaccio e copio buona parte del loro materiale, c'è sempre una premessa in tutte le relazioni sullo scenario macroeconomico, che non c'entra niente con l'acqua, però fascina e non impegna. Dunque, il PIL mondiale, insomma, c'è un po' di ripresa, soprattutto ovviamente negli Stati Uniti la ripresa è partita un po' prima che da noi, nell'area euro la ripresa è più o meno intorno al 2%, pesano chiaramente ancora alcuni problemi tipo la Brexit. Però le manovre monetarie della BCE sicuramente hanno invertito un trend che sembra irreversibile, per cui vediamo che anche in Italia, io ho preso gli ultimi dati ufficiali sul PIL di quest'anno, insomma, poi c'è qualche previsione più ottimistica e qualcuno meno a seconda della parte politica, comunque dovremmo essere più equi. In controtendenza i dati sull'energia, e cresce il PIL e cala la domanda di energia, ma questo è un fenomeno ormai
dipenda dai cambiamenti dei processi produttivi. Il fattore che si chiama intensità di energia elettrica per unità di PIL, probabilmente perché vengono efficientati i processi produttivi, a una crescita del PIL non corrisponde, come sempre è stata, alla crescita della domanda di energia elettrica. Tra le fonti, il gas naturale è quello su cui lo Stato italiano ha puntato e si è visto il livello di preoccupazione dopo l'incidente che c'è stato due giorni fa in Austria, fatto tremare le gambe un po' tutti, perché non essendo un sistema molto ridondante, se si interrompe una fonte, parte le riserve, finite le riserve si rimane a freddo. Il carbone per i costi ecotassi che ha messo lo Stato in fase di abbandono, giustamente, per gli impatti che ha sul clima, un po' in crescita delle fonti rinnovabili, che dipendono fra l'altro molto anche dagli effetti meteo, per cui il 2016 è stato un anno un po' più piovoso quest'anno, per cui questi qua sono dati 2016, per cui la produzione di energia idroelettrica, che è quella dominante, è stata più alta dell'anno prima. Comunque più o meno la produzione da fonti rinnovabili adesso è sul 18% e il fabbisogno e la fonte di produzione nazionale rispetto alla domanda è di un quarto. Vuol dire che tre quarti del fabbisogno italiano non vengono prodotti in Italia. Parliamo di risorsa idrica. Quali sono i macro fenomeni? Mutamenti climatici, dopo vedremo qualche informazione, l'incremento della popolazione e l'incremento dell'inquinamento. Che cosa comporta questo? Che cala le risorse idriche utilizzabili. Quindi occorre cambiare strategia, modificare le strategie che andavano bene fino a qualche anno fa. Ne è prova il fatto che in tutte le conferenze programmatiche internazionali si parla sui cambiamenti climatici, che è un tema che va molto, parla di acqua e vedremo dopo anche l'agenda 2030 dell'ONU in cui l'acqua è un tema dominante. E cosa comportano i cambiamenti climatici? Beh, cambiano le precipitazioni e si riducono i ghiacciai, per cui cambiano i sistemi idrologici e questi incidono sia sulla qualità che sulla quantità della risorsa. Primo effetto. Il secondo effetto è che in caso di eventi estremi, quindi o siccità o inondazioni, questi, che purtroppo sono sempre più frequenti, hanno dimostrato una vulnerabilità dei sistemi di approvvigionamento rispetto a questi eventi climatici estremi. Cioè quando c'è un fenomeno molto siccitoso, il sistema ha dimostrato di essere non sufficientemente resiliente. Qualche dato sul clima, io ho cercato di prendere qualche dato da fonti più o meno ufficiali, perché ne girano molti di informazione. Comunque dai dati ISPRA, parliamo del passato, e poi vediamo le proiezioni, più o meno si prevede, c'è stato un incremento di 3 gradi e mezzo, gradi a 3 in un secolo, 0,33 in 10 anni. Qua non ho riportato i dati del 2017 perché non era ancora finito quando abbiamo fatto la relazione. Comunque 2014 e 2015 sono anni in cui la temperatura media è stata la più alta dal 61. Il 2015, prima del 2017, era stato l'anno più critico, ha visto un incremento di circa un grado e mezzo della temperatura media. Altri indicatori, non sono meteorologi, comunque indicatori tipo il numero di notti tropicali, quindi notti con temperatura maggiore di 20 gradi o la temperatura di media superficiale dei mari, confermano il fatto che il pianeta si stia scaldando, che è un dato, un'informazione abbastanza ovvia, ma è confermata da dati abbastanza scientifici. Le previsioni sono abbastanza certe, c'è un cambiamento radicale nelle abitudini, o se no le previsioni, i modelli previsionali prevedono un aumento nel prossimo secolo gradi a mezzo in 4 gradi. Come precipitazioni, ripeto, il 2017 non è contemplato, ma è stato un anno ancora più critico del 2015. Comunque già l'anno 2015 era stato critico. Non ci sono trend significativi, parliamo del passato, sulla frequenza, intensità e valori estremi di precipitazioni.
uomini, ed anche su quanta pioggia cade in un anno. Sicuramente le proiezioni future sono abbastanza incerte su quanta acqua verrà in un anno a livello cumulativo. Sicuramente, proiezioni incerte. Sicuramente quello su abbastanza univocamente viene espresso è che aumenteranno la durata dei periodi di siccità, cioè giorni consecutivi in cui non piove, che sono quelli che mettono in difficoltà i sistemi idrici, soprattutto al sud e nelle isole. Ultimo dato, informazione sul clima riguarda i ghiacciai, che al di là del fatto che sono belli da vedere, sono degli importanti serbatoi di risorse idriche, che accumula l'acqua quando c'è e la danno. Ovviamente a seguito dell'innalzamento della temperatura la tendenza è la deglaciazione, per cui se si continua con questo ritmo di incremento di temperatura, entro la fine del prossimo secolo i ghiacciai si prevedono ridotti dell'80%. E questo, ripeto, al di là dell'aspetto estetico, avrà effetti importanti sulla stagionalità dei deflussi, che verranno alterati. Bene, dopo questo quadro sul clima vediamo qualche informazione sulla disponibilità della risorsa a livello mondiale. Le previsioni sempre di queste agenzie internazionali prevedono una crescita importante della popolazione mondiale e un'aggregazione, una concentrazione attorno ai nuclei, alle aree urbane. Questo effetto di una pressione crescente, antropica e concentrata avrà effetti sia sulla domanda idrica, perché ci sarà minore disponibilità di acqua dolce utilizzabile, sia sull'inquinamento, più gente concentrata inquina di più, e quindi minori livelli di sicurezza igienico-sanitaria. Quindi oltre al fenomeno macro del clima c'è questo altro fenomeno, sicuramente irreversibile e sul quale non ci conta niente, che è un aumento della popolazione con concentrazione delle aree urbane. Nella relazione trovate questa figura che forse si legge meglio, che a livello qualitativo comunque dà una misura della percentuale di prelievo delle risorse idriche rinnovabili. Più la situazione, il colore scuro, più la situazione è critica. Sono aree del pianeta, in Nord Africa, ma anche aree del Mediterraneo, in cui la quantità di acqua prelevata rispetto a quella disponibile è già in situazioni critiche. Cioè si preleva molta acqua rispetto a quella di salute, con l'effetto che quando c'è un evento estremo il sistema non ha più riserva. Sintesi. Questo l'ho detto, alcune aree del Mediterraneo. Per cui miglioramento dell'efficienza in senso generale, che non è semplicemente la riduzione delle perdite dei tubi. Il miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo dell'acqua deve diventare un elemento strutturale. Vediamo dopo che cosa lo dico. Per diversificare un po' le informazioni ho trovato questa, per far capire quanto è sentito il tema dell'acqua anche dai mercati finanziari, è un grafico sull'andamento della borsa americana, lo Standard & Poor's, in cui si vede che già in un momento di mercati finanziari fortemente positivi negli Stati Uniti, l'indice cresce e sembra all'infinito, l'indice delle aziende che si occupano di acqua, in tutti i cosi, ha sovraperformato la curva rossa. Sovraperformato cosa vuol dire? Che gli investitori investono sulle aziende che si occupano di acqua, quindi è un settore trainante. Non è così nel settore dell'energia, per esempio, cui i prezzi sono caduti. Abbiamo visto la quantità, vediamo la qualità. Beh, è un generale peggioramento della qualità delle acque, dovuta agli scarichi e ad altri fenomeni che sono meno evidenti, però chi lavora nel settore, soprattutto nelle aree costiere, il fenomeno della salinizzazione della fauna freatica. Fenomeno che accade quando si emunge molto troppa acqua rispetto a quella che si potrebbe creare, sostanzialmente. Le previsioni, queste sono le previsioni della FAO, sono drammatiche.
chiaro che cambiando lo scenario occorre cambiare anche le strategie. Questo le agenzie tipo l'ONU, che è molto attivo in questo settore qui, abbiamo detto che se ne stanno occupando. È chiaro che sono agenzie che danno delle linee programmatiche molto generali, che però costituiscono la base su cui sia l'Unione Europea che anche i singoli Stati membri, che anche a cascata le realtà più locali, devono essere uno stimolo per la programmazione a livello locale. Per cui negli obiettivi della cosiddetta Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi dell'ONU vanno di 15 anni in 15 anni, c'è stato quello 2015, adesso c'è quello 2030. Poi diamo una rappresentazione pittografica, dei 17 obiettivi locali, 7 sono direttamente collegati alle attività degli utenti, in cui l'acqua più o meno compare quasi tutti. Nel numero 6, chiamata acqua pulita, per cui è un tema che, su cui l'ONU ritiene sensibile, quello dell'acqua, evidente. Mi dietro un attimo il Ministero dell'Ambiente nel 2017, per dire che non è solo fumo e coso, comunque si è già posizionato, già prodotto un documento in cui prende una posizione su questi obiettivi globali. È chiaro che è una prima tappa finalizzata all'elaborazione della strategia nazionale, comunque vuol dire che il sistema è partito. Vedremo che a livello europeo nei prossimi anni, non tanti, verranno aggiornate le direttive quadro sulle acque potabili, sul trattamento delle acque, e questo chiaramente le direttive europee sono immediatamente applicabili negli Stati. Poi diventa uno strumento già più operativo. Prima cosa. E in generale, se parliamo di direttive quadro, comunque la tendenza è verso nuove politiche in materia di economia circolare. Dopo il collega dei rifiuti sicuramente ne farà accenno. Comunque è un modello di crescita che prevede un riutilizzo e un riciclaggio di alta qualità, un utilizzo limitato delle materie prime. Ed è alternativo a un modello economico che è stato, direi, fin dal dopoguerra, basato su un'economia di tipo lineare, cioè si prendono le risorse, cioè si smaltiscono i rifiuti, che ovviamente non è più sostenibile. In generale vengono valorizzati i materiali grezzi, quelli chiamati raw materials, che sono materiali che consistono nel recupero di materie prime e prodotti di interesse commerciale a partire dai rifiuti, promuovendo gli risparmi effettivamente energetici. Andiamo nel ciclo delle acque. Come impatta questo concetto di economia circolare? Beh, innanzitutto dalle acque reflue si possono recuperare diversi materiali reflui. Primo fenomeno. Secondo fenomeno, il trattamento dei reflui è ovviamente il settore più energivoro di tutto il sistema idrico italiano. La voce energia per l'impianto di depurazione penso che sia il primo fattore di costo. Quindi come si traduce questo operativamente? Beh, sicuramente le direttive europee lo faranno, massimizzare il riutilizzo dei fanghi, recuperare il fosforo d'acqua reflue, in Germania è già cogente, l'obbligo per impianti sopra una certa taglia di recuperare il fosforo, che è un materiale che è una fonte in via di esaurimento, cioè non è una fonte regolata. Il recupero di energia rinnovabile, in particolare le acque discariche col sistema delle pompe di calore sono una fonte di energia termica, e ottimizzare i consumi al fine di ottenere l'autosufficienza. Ci sono esperienze in Austria e Danimarca, impianti funzionanti a energia zero, poco il fotovoltaico, un poco il recupero di acqua con le pompe di calore da cosa, è un sistema per impianti pilota, che chiaramente. Comunque i tedeschi, il nord, è già lì. E poi il riuso dell'acqua. Diamo qualche informazione in più. Oltre al concetto
concetto di economia circolare per il sistema idrico, appunto per far fronte ai fenomeni macro irreversibili, occorre aumentare la quella che chiamano resilienza del sistema. Gli eventi hanno dimostrato una fragilità del sistema, adesso non particolarmente qui da noi, ma in generale in Italia, neanche tanto lontano da qui. E questo richiede un ripensamento delle strategie e soprattutto su importanti investimenti di impianti a rete che vanno al di là dei soliti interventi che costituiscono i piani di interventi dei gestori del servizio. Per esempio, adesso io ne ho citato due che al momento qui sembrano un po' da marziali, però oltre in molte aree del paese, anche in Italia, i problemi di carenza idrica stanno risolvendo con la dissalazione e con l'uso dell'acqua depurata. Guardiamo la dissalazione. È un processo che si sta diffondendo, è già da tempo nelle aree tipo del Medio Oriente, che non hanno acqua oggettivamente. In Italia oggi ci sono 31 impianti che producono acqua dissalata, diffusione crescente nelle isole in alternativa alle navi cisterna, poi vedremo alcune informazioni interessanti, che sono costosissime ovviamente e risentono ovviamente del medico. Chi è andato in vacanza nelle isole sa che quando arriva la nave con l'acqua, un evento, quando il mare corre e l'acqua non arriva, la vacanza è rovinata. Comunque la osmosi inversa è una tecnologia emergente, è la tecnologia emergente, anche se è molto costosa a livello energetico. Più o meno adesso costa $1 al metro cubo il costo dell'acqua dissalata e un consumo di energia elettrica sui 3-4 kWh per metro cubo. Però siccome la tecnica va avanti molto in fretta, le proiezioni sono di un progressivo calo nel costo di produzione e anche ovviamente nel costo del consumo di energia elettrica. Per cui in prospettiva, ripeto, qua parlare con un'acqua di Bordolino, parlare di dell'acqua dissalata non credo accenda gli animi, però per esempio una città europea come Barcellona, che era affetta da crisi idriche croniche, era sempre in deficit, ha risolto il problema integrando gli impianti esistenti con acqua dissalata, con investimenti. È chiaro che non è una banalità gestire una rete così, perché ovviamente non si può distribuire acqua al 100% dissalata, perché da un punto di vista organolettico è oggettivamente scadente, per cui occorre miscelarla con altre fonti. Una conduzione tecnica di alto livello, livelli di dispersione bassi perché l'acqua costa, l'acqua prodotta così, e poi questo vale per l'Italia, anche dal punto di vista normativo occorre fare qualche modifica. C'è una legge dello Stato che risale, penso, agli anni 50, non so quanti di voi la conoscono, che prevedono dei contributi statali delle isole, cui lo Stato, in fondo, cui lo Stato sostanzialmente paga ai comuni delle isole, chiaramente per incentivare il turismo, l'acqua trasportata tramite cisterne, per cui siccome sono costi che le realtà locali farebbero fatica a sostenere, lo Stato paga. E, dice la legge, finché non vengano installati impianti alternativi sul posto. Per cui questi impianti alternativi sul posto potrebbero essere, per esempio, i dissalatori, se non che si sono formati comitati contro le installazioni di questi dissalatori, primo perché chiaramente adesso l'acqua di fatto è gratis per i sindaci, diciamo, delle isole, dopo l'acqua ha un costo, perché è più basso di quello delle cisterne, ma comunque avrà un costo. E poi perché dietro a tutto il mondo del trasporto di acqua ovviamente c'è un'economia che dopo girerebbe più. Per cui ci sono formati comitati, non si chiamano non TAP, comunque no qualche cosa, che si oppongono a questa all'installazione di questi impianti, che sarebbe una soluzione tutto sommato ragionevole. Il riuso.
motivo. Adesso in Italia è ancora molto poco diffuso, siamo sul 3% dei volumi depurati. Comunque nei paesi del sud dell'Europa è una pratica molto diffusa. È chiaro che utilizzare acqua depurata, non si riempie, che non sia una chiara di pomodoro, oggettivamente è frutto con ogni gesto, però per altri usi chiaramente evita di prelevare dell'acqua buona per fare questa attività. È una pratica che non è molto diffusa appunto in Italia, mancano le norme, perché l'Unione Europea è sempre stata molto timida finora. L'accettazione da parte dei cittadini ovviamente è molto scarsa e poi ci sono problemi anche legati alla circolazione dei prodotti agricoli irrigati con acqua reutilizzata. Però credo che dai documenti che ho letto che la prossima direttiva sulle acque reflue preveda l'obbligo di un minimo di riutilizzo obbligatorio di queste acque. Bene, fatta la premessa, vediamo qualche informazione sullo stato dei servizi in Italia. Vabbè, i dati rispetto al file sviluppato sono più o meno quelli. La governance su due livelli è l'unico servizio pubblico con governance centrale, fatta soprattutto dall'autorità del gas, dell'energia e del gas, e a livello locale. Quindi c'è una duplice regolazione chiaramente legata alla sensibilità del tipo di servizio, un servizio essenziale che lo Stato, al di là dei risulti fenomeni di liberalizzazione sulla gestione del servizio, per quanto riguarda la governance, per essere sicuro, servizio venga erogato in un certo modo, previsto due livelli di governance. È in discussione, ovviamente, fin dove arriva la regolazione locale, dove arriva quella centrale e dove, che cosa rimane a quella locale. Qual è la dimensione ottimale del regolatore locale, come siamo noi, con scritti poemi, e se ci possono essere dei vantaggi da una regolazione multisettoriale, ad esempio i rifiuti. È in fase di discussione, non so se passerà nella prossima legge di bilancio, il fatto che di attribuire all'autorità per l'energia elettrica e per il gas e la competenza anche sul settore dei rifiuti. Tra l'altro hanno già cambiato il nome all'era, per cui se ne parla da un po' di tempo. È chiaro che questo è un passaggio importante per l'industria, sarebbe un passaggio importante per la industrializzazione del servizio rifiuti, come lo è stato per il servizio idrico, che negli ultimi 4-5 anni ha avuto un'accelerazione, dopo che tengo alcuni dati, verso una industrializzazione del servizio. Per cui non è un passaggio irrilevante il fatto che l'autorità si possa occupare. 64 ambiti sul territorio nazionale, oltre la metà delle regioni ha optato per un ambito unico regionale. La gestione è il principio, direi di buon senso, quello della unicità della gestione, quindi un gestore per ogni ambito, su 92 bacini di affidamento, 48 presentano la gestione unica. Gli altri hanno forme variegate, più o meno variegate. Quindi un po' più della metà della popolazione italiana. Le modalità di affidamento, più o meno la metà, sono affidamenti in house, quindi settore pubblico, 12% società miste, 2% terzi, quindi privati, 17% quotate, quindi privati. Ora, questa figura qui rappresenta in modo grafico quello che ho detto prima, diciamo che per vedere giusto una distribuzione di dove sono le forme alternative a quelle in house, direi la centro Italia, la Toscana e l'area di Pesaro per le società miste, e la zona Roma, Emilia Romagna, Liguria e Reggio Emilia per quanto riguarda le società quotate, mentre le elementi terzi, quindi privati, sono prevalentemente in Sicilia e la Frosinone, direi dei fallimenti totali. I gestori. Abbiamo riportato quali sono i gestori più grandi in termini di popolazione e di abitanti serviti,
c'è appunto con gli indiesi, questi sono i più grossi, frutto di un processo di aggregazione che è cominciato ormai da una quindicina d'anni. A parte realtà già grosse di loro, tipo la Codotto Pugliese e avvicinatoli, tutte le altre sono frutto di aggregazioni successive. Etra, che è la più piccola dei grandi, credo sia intorno agli 800.000 abitanti, quindi più o meno il doppio di molti servizi, grosso. Le tariffe, questi sono dati dell'autorità, al di là delle variazioni medie delle tariffe rispetto all'anno precedente, sulle tariffe approvate, come si legge questo dato qui? Circa 35 milioni e mezzo di abitanti, per 35 milioni e mezzo di abitanti è stato approvato lo schema regolatorio. Come dice un illustre membro del collegio dell'autorità, il servizio in Italia va a due velocità. Questi vanno forte, nel senso che hanno una programmazione seria, perché l'autorità non approva gli schemi regolatori se non è una programmazione seria. Sono quelli che probabilmente accederanno dei finanziamenti, sono quelli nei quali la qualità dei servizi cresce. Gli altri, a parte le 36 gestioni per i quali non è stato previsto l'aggiornamento tariffario, tutti gli altri, quindi 60 milioni di Italia, meno i 38 che sono lì, non hanno idea di cosa stia per, cioè non hanno neanche presentato domanda di approvazione dello schema regolatorio, che sono quelle in realtà dove i servizi. Due numeri sulle tariffe, più o meno il valore medio, la spesa media in Italia per il servizio di vita integrato per un'utenza media su 290 milioni all'anno. Abbiamo riportato un grafichetto abbastanza recente con 2015 sulle tariffe nelle altre città europee, dove l'Italia è rappresentata da Roma e Milano, che oggettivamente hanno delle tariffe inferiori alla media, comunque anche che l'Italia si fosse rappresentata da una colonna 1,94, comunque si vede che l'acqua costa molto meno che nel resto d'Europa. Questo lo sappiamo, vedremo gli effetti successivamente. Veniamo agli aspetti positivi. Allora, c'è una tendenza generale all'accelerazione degli investimenti. Fattori più o meno più importanti sono quelli: la regolazione nazionale indipendente, che è l'autorità, le regole stabili. Da qualche anno, dopo una tormentosa produzione di norme, il quadro è stabile, abbastanza stabile. Una governance locale affidabile, diciamo un po' di pubblicità, e un gestore affidatario del servizio strutturato. Questi sono i fattori unite trasversali che valgono per tutti. Gli altri, quindi governance locale affidabile, gestori affidatari del servizio strutturato, fattori che hanno consentito di incrementare, dove ci sono questi fattori qua, sono incrementati gli investimenti. Un valore medio più o meno a livello nazionale per il prossimo quadriennio, 54 euro per abitante anno di investimenti. Negli altri paesi europei la media dagli 80 ai 120, che hanno delle tariffe più alte, fino a 3-4 anni fa il valore medio italiano era sui 37-38 euro per abitante, per cui è cresciuto molto. Gli investimenti sono un elemento indispensabile per mantenere e migliorare la qualità del servizio. Chiaramente per fare gli investimenti occorre finanziarli. Il servizio IVE è caratterizzato da queste peculiarità, quindi una lunga vita utile dei reti impianti, interventi distribuiti nel tempo, cioè non è che si fa una volta e poi incidono molto sul costo del servizio, è un servizio capital intensive, in cui il costo per gli investimenti incide molto, più della, non so più, comunque in maniera rilevante rispetto ai costi e la finanziabilità degli investimenti è legata alla capacità.
il rimborso del finanziamento piuttosto che le garanzie offerte dai gestori. Mi è capitato in un procedimento di richiesta di finanziamento, come è stato qui ad Ancona, cui si è dovuto dialogare con le banche per avere un finanziamento di lungo periodo per anticipare il costo degli investimenti, al di là di tante altre cose, quello che interessa alle banche è avere un affidabile piano economico-finanziario che si veda che c'è la possibilità, anno per anno, vengano garantiti i flussi di cassa per poter rimborsare il loro debito, ovviamente. Poi al di là della patrimonializzazione di un'azienda, che in questo caso è un fattore non importante, non importantissimo, insomma, è più importante questo. Quali sono le fonti di finanziamento per gli investimenti? Due. Tariffa e pubblico. Vediamo due o tre considerazioni. Abbiamo detto che per finanziare gli investimenti occorre qualcuno che li anticipi. Ci sono diversi strumenti, sono diverse forme. Noi abbiamo scelto il crowd finance. È chiaro che prestano i soldi con questo tipo di finanziamento anche a aziende strutturate, quindi aziende grandi, almeno sopra una soglia critica. Qui c'è un livello di efficienza finanziaria sotto il quale le banche di soldi non li prestano. E questo è per questo che ha avuto, insomma, negli ultimi 10-15 anni c'è stato questo fenomeno di aggregazione per creare aziende grandi. Anche uno dei motivi, al di là delle possibili economie di scala, di scopo, c'è anche il fatto che la reperibilità dei finanziamenti è legata alla dimensione dell'azienda. Contributi pubblici, che nell'idea generale della legge Galli, comunque, dovevano rappresentare un sistema secondario, cioè il servizio idrico come servizio industriale avrebbe dovuto finanziarsi solo con la tariffa, per cui non sulla fiscalità generale. E lo Stato però si è trovato nella situazione di dover chiudere alcune procedure di infrazione, per cui ha dovuto destinare i soldi della fiscalità generale per finanziare gli interventi, per contenere, rimediare alle condanne e contenere l'entità delle sanzioni. Lo Stato italiano è soggetto a tre procedure di infrazione, di cui due europee, di cui due già arrivate a condanna. Già arrivate a condanna vuol dire che c'è il passamento del multe di gira. E come provvedimenti ha destinato un bel po' di soldi, molti al sud, e ha nominato un commissario unico per la depurazione, che ha dei poteri straordinari. Nel senso che ha la sua indiscutibile la sua discrezione, laddove ci siano degli agglomerati che hanno generato già una condanna dello Stato italiano, si può sostituire e all'ente di ambito nella programmazione, per cui fa lui la programmazione, sia al gestore affidando i lavori direttamente a mente propria. Comunque direttamente facendo la direzione dei lavori, quindi curando fino al colloquio finale e anche gestendo per un po' gli impianti. Ovviamente prendendo i soldi, conto dedicato su cui vanno versati, devono essere versati. E poi io ho rapporto con la segreteria tecnica, credo che nel commissariato, e ragionano così, laddove, o nel nostro caso, non c'è nessun agglomerato ancora condanna, ma c'è qualche agglomerato non conforme, che presumiamo venga sanato entro questo periodo regolatorio, vedono una situazione sostanzialmente avviata, il commissario si limita a farsi rincontrare lo stato di avanzamento. In altre realtà, dove ci sono esempio dei gestori non affidati o delle gestioni di economia, il commissario si sostituisce in modo con i poteri dati dallo Stato. Comunque, nonostante queste misure qui, quei soldi molti, tra l'altro adesso in campagna elettorale vedo che nessuno parla del problema dell'acqua, cioè si parla
sia questo, sia quello che abbiamo visto prima degli investimenti sulla qualità della risorsa, sono, secondo me, sono scelte strategiche che sarebbero almeno proposte in questa fase, insomma, in fase di campagna elettorale. Va bene, nonostante questo, comunque lo Stato italiano sarà a norma nelle più ottimistiche previsioni rispetto alle procedure europee nel 2024, cui il conto da pagare sarà salato. Bene, veniamo al core business della relazione. Non aggiungerei altro rispetto a quello che c'è già scritto, quanto sono tutte le informazioni che avete già. La disponibilità della risorsa. E, appunto, abbiamo detto che l'emergenza idrica in buona parte del territorio nazionale anche nelle Marche. Diciamo che rispetto agli altri anni, appunto, la seconda stagione più calda dal 1800 e la terza più asciutta è stata. La stagione estiva ha prolungato il periodo di siccità, forse il più lungo periodo di giorni non piovosi, sicuramente da tante cose. Come ha impattato qui? Beh, e come hanno organizzato, come si è organizzato il gestore rispetto agli altri anni? Ha attivato tutte quelle forme di riserva che solitamente vengono attivate per un periodo più corto dell'anno, quindi l'attivazione di fondi integrativi, di posti di subalveo, a partire dal mese di giugno. E sempre situazione un po' più critica rispetto agli altri anni, ancora nel mese di novembre alcune frazioni della zona interna sono alimentate ancora con autobotti. E sono state attivate sempre per la zona montana alcuni pozzi integrativi nei mesi di ottobre e novembre. Quindi, insomma, hanno curato al massimo la macchina che avevano, al massimo non so se c'è un po' di male. Questa non è la crisi idrica, è quella che hanno vissuto quelli che si sono visti l'acqua razionata per un periodo lungo, quella è la crisi. Questo qui è un assaggio, però da non sottovalutare. Il grande errore sarebbe quello l'anno prossimo, che sarà sicuramente un anno piovoso perché ne fa un secolo, no, di dire vedi alla fine è stato un anno critico. Non è così, perché abbiamo visto che il trend è quello, cui è meglio anticipare vari fenomeni. Questo è un atteggiamento proattivo e non di tamponare l'emergenza. Vabbè, qualità, questa è l'unica slide che riproponiamo senza gli sversamenti che l'anno scorso fu un fenomeno che ha penso rovinato l'estate ai sindaci della costa, perché sversamenti erano molto frequenti con tutto quello che c'è stato, quest'anno ovviamente ha avuto fenomeni di ritardo. Anche qui guai a dire che il problema non esiste più, per cui comunque il servizio ha già fatto uno studio preliminare di fattibilità, successivamente ha chiesto un illustre parere all'Università Politecnica delle Marche per individuare quali sono gli interventi da fare, fra le possibili soluzioni. E sostanzialmente prevede la realizzazione di vasche di accumulo condotte serbatoi che raccolgono l'acqua piovana quando se ne monta e la distribuiscono pian piano quando smette di piovere, più lontano possibile dalla costa. Questa è una soluzione che comunque è onerosa perché vale 2 anni di piano degli interventi multiservizi, almeno 40 milioni di euro, e di cui qualche milione, 5 sono già previsti entro questo periodo regolatorio, ma senza altre fonti esterne, e prevedono tempi lunghi, perché sono per cui occorrerà cercare qualche altra fonte finanziaria. Vabbè, i dati tecnici ne vedete sulla relazione, tanti, non vi annoio. Il bilancio di esercizio, che facciamo sorridere i vertici di servizi, che sono qui, azienda sicura e spazio di scherzo, azienda in ottima salute sia economica che finanziaria, è un elemento importante,
investimenti, 20 milioni di euro all'anno, poco. Fatto dei debiti verso le banche, 100 milioni di euro, è un fattore sicuramente leggermente positivo, perché vuol dire innanzitutto che le banche so che te le hanno prestate, non è poco. E poi che prevedono, c'è un piano economico finanziario che prevede di restituirli entro la fine della durata della concessione. Sono, adesso forse siamo al massimo dei debiti, perché è finita la fase di tiraggio, comunque sta per essere finita e comincia la fase di restituzione, per cui è un valore che andrà a calare questo. Le tariffe. Dal 2009 c'è un'unica tariffa su tutto il territorio, quindi dal mare agli Appennini. Nel 2018 verrà rivista l'articolazione tarifaria per renderla conforme a quella dell'autorità, per gli aspetti ovviamente verrà modificando gli aspetti non conformi. Insomma, sono operazioni sempre un po' delicate, quindi sull'articolazione tarifaria, seppure si ragioni a ISO ricavo. Più o meno i moltiplicatori tarifari dell'attuale piano sono questi, per cui si prevede un incremento dell'1,5 salvo gli effetti della revisione tarifaria che andremo a pubblicatore che andremo a fare fra qualche mese. Comunque si partirà con 1,5 di incremento tarifario. Gli investimenti li abbiamo visti, gli investimenti programmati sono quelli, quindi per il quadriennio circa 93 milioni di euro. Il completamento entro il periodo regolatorio di tutti i lavori per la conformità. Poi ci sarà qualche specchio, ma comunque diciamo che rispetto al resto d'Italia siamo in ottimo anticipo. Due parole e poi ho finito su quello che verrà fatto quest'anno. Abbiamo detto l'applicazione della disciplina dell'autorità sulla omogeneizzazione dell'articolazione tarifaria. Provvedimenti sul contenimento della morosità, il bonus idrico, un obbligo di legge, qua da noi è chiamata tariffa sociale, però bisognerà adeguarla alle regole nazionali, l'applicazione della disciplina dell'autorità in materia di qualità tecnica, per cui lo Stato, l'autorità, definisce dei livelli minimi di qualità tecnica e chiaramente. Prima invece uno diceva arriverò lì, adesso invece ti dicono no, devi arrivare lì. Per cui andate a bloccare gli interventi per arrivare lì. Deve essere ancora messo un provvedimento, chiaramente se i livelli minimi stabiliti saranno diversi.